Buongiorno, bentrovati su canale 81 Lazio, vediamo le ultime notizie di questa giornata. Andiamo subito a Roma dove c'è un ennesimo incendio da registrare. Poco dopo le 14 di ieri è scoppiato un rogo in via Casal Lumbroso che ha provocato un'alta colonna di fumo nero. In via precauzionale sono state evacuate anche alcune abitazioni, la colonna di fumo è visibile a distanza e il pulviscolo di cenere e l'odore acre hanno raggiunto persino il centro della capitale. Sciopero dei trasporti oggi dalle 8.30 alle 12.30. In seguito all'interruzione del negoziato per il rinnovo del contratto nazionale, all'esaurirsi con esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione, le segreterie nazionali FIT CISL, FIT CGL, UIL Trasporti, FAISA CISL e UGL FNA hanno proclamato lo sciopero nazionale di 4 ore che si svolgerà nella giornata di oggi. Fino al 2040 a Roma servono 20 miliardi per le infrastrutture della mobilità e dei trasporti e 150 milioni in più per il TPL per tenerlo in piedi e aumentare il numero di chilometri. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione dell'evento Roma si muove, organizzato all'ex deposito ATAC in zona San Paolo per un punto di metà mandato sulle attività amministrative in tema di trasporti. Il 29,7% del litorale laziale è in erosione, con un picco del 35,9% in provincia di Roma. Il 60% della costa laziale si è modificata tra il 2006 e il 2020 per un totale di 79 km complessivi. È quanto emerge da un rapporto spiagge 2024 di Legambiente realizzato su dati ISPRA. E chiudiamo questa edizione con il calcio. La Roma vince 6-1 contro il Latina, il primo test della pre-season. Due volti nuovi in campo, quello di Enzo Lefè e Buba Sangaré, tutto davanti agli occhi di Ryan e Corbin Friedkin, che erano presenti all'amichevole che si è tenuta ieri pomeriggio a Trigoria. Questa è l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo sempre qui su canale 81 Lazio nelle prossime edizioni.